Laura Fico. Allora, quello che andiamo a votare è questa delibera. Leggo l'oggetto, ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la contrazione di anticipazione di liquidità, di cui all'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 145 del 2018. Quindi parliamo della legge di bilancio del 2019. La legge di bilancio del 2019 autorizza i comuni a chiedere un'anticipazione di liquidità. Questo è, diciamo, un'opportunità che è stata presentata in questa nuova legge di bilancio, che hanno accolto diversi comuni. Il fine di questa legge è soprattutto cercare di abbattere l'indicatore di tempestività di pagamento. Come tutti sappiamo, i termini di pagamento di una fattura sono vincolati a 30 giorni, sia per i privati che per le amministrazioni pubbliche. E questa legge, questa anticipazione di cassa può permetterci di assolvere quindi a questi pagamenti in tempi più brevi. Voglio sottolineare che è un indicatore che già si è ridotto, perché nel 2017, pensate, era da 111 giorni, mentre nel 2018 è già passato a 64 giorni. L'obiettivo quindi di questa amministrazione, come di tante amministrazioni, tutte le amministrazioni, è arrivare a questi 30 giorni. E questo, grazie a questa anticipazione di liquidità, questo qua ce lo può permettere. Il vantaggio è sicuramente il tasso di interesse, che è molto basso ed è del 0,67%. Voglio sottolineare una cosa, che i soldi che saranno chiesti saranno per fatture già esigibili, quindi già controllate e verificate, e ammontano circa 700.000 euro più o meno. E quindi il tasso di interesse sarà molto basso. Un'altra cosa che voglio sottolineare è che questi soldi andranno restituiti nell'arco quindi dell'anno, quindi non stiamo prendendo un prestito rateizzato per diversi anni, ma dovremmo sicuramente assolvere a tale pagamento all'interno di quest'anno. Grazie.